Ricordo ai gentili telespettatori che la prima tranche della linea Umizu è on the line, come dicono i giovani, un fantastico regalo di Natale per parenti, amici, sorelle o fratelli che nuotano, perché no, costumi per lei, per lui e soprattutto una fantastica cuffia per entrambi. Link in descrizione. Mezzaruna! Stoccafisso! Ciao bambini, come state? Il bambino mangia? Sì, bene. Questo è Electric... Appo! E sto vedendo Food Wars ultimamente, per quello che... Stoccafisso! E mi fa morire. Morire letteralmente quando i giapponesi utilizzano termini italiani. Mua! Magia proprio. Ma oggi siamo di nuovo con Misu! Papà! Abbiamo tutti visto e assistito all'incredibile sconfitta del team Grandine, un team che è stato ampiamente devastato, non so perché su Pokémon Showdown funzionava qui per niente. Di conseguenza quello che volevo fare oggi era quello di creare un altro team con gli strumenti che ho a disposizione, ovvero i Pokémon che già ho allevato, perché se no io continuo ad allevare Pokémon così quando ho già degli ottimi strumenti. In realtà è anche perché non c'ho tempo di stare sempre lì a far uova, portarlo al 100, maxare quelli V che non è uscito bene con l'uovo, dare tutte le mosse, magari c'è bisogno di mosse uovo e quindi devo fare accoppiate su accoppiate per fargli avere quelle mosse uovo. Fatto sta che adesso, tra l'altro, non ho in testa un nuovo ipotetico team. Sicuramente vorrò provare il team pioggia, provare a costruire un team pioggia in futuro, visto che il team grande era andato così male, il team sole di Giulio spacca, infatti volevo dirgli se lo rendeva affittabile così potevo utilizzare il suo. Ma ora come ora, bando alle ciance e vediamo cosa possiamo fare qui. Questi qua, Max 1 e Max 2, sono i miei box dove ho maxato letteralmente tutti i V, a parte questo Weezing che ho semplicemente catturato in un Max Ride e mi è uscito subito quell'abilità nascosta, ma in realtà questo non ha i V al massimo e andrebbero anche distribuiti gli EV ancora. Di conseguenza, come strutturiamo questo team? Ho degli ottimi strumenti qui e forse dovrei mettermi anche Jojo e gli altri qui dentro così da averli tutti sott'occhio. Sicuramente mi voglio portare Jojo, Morupeko. Ho bisogno di un utilizzatore di fake out per liberarmi in fretta del team Wolf. Il team Wolf è ancora molto presente lì fuori, quindi non posso crearmi un team che non preveda qualcuno che appunto spacchi il team Wolf. Tarantino è ancora un'ottima scelta contro il team Wolf perché ha l'attacco fuoco che spacca. Si ha Whimsicott, come lo chiama Giulio, Whimsy Whimsy, e Lucario, però attaccante fisico. Invece vorrei aggiungere un bel attaccante speciale in questo team. E volevo provare questo Como, Ernesto. Questo Como ha priorità sulla velocità per come l'ho pensato, ma è anche molto bulky. Non ho distribuito tutto nell'attacco speciale, bensì anche negli HP e la difesa. Come potete vedere, ho distribuito così i punti. Un bel po' nella velocità, tanti negli HP e tanti nell'attacco speciale. Perché Como di suo ha ottimi stats difensivi. Secondo me, iniziare con un Ernesto, l'amico molesto, insieme a Jojo, può tranquillamente distruggere il Team Wolf, tra l'altro è anche un attaccante speciale. Quindi per ora abbiamo Jojo come disturbatore, Ernesto come attaccante speciale, vediamo chi altro. Preferirei soprattutto attaccanti speciali perché girano troppi Arcanine. Potrei optare per una Vicaramelia che dietro Ernesto mi può garantire un cambio sicuro nel caso in cui prevedessi un attacco drago sicuro. Quindi Vicaramelia, la mia cara Sylveon. Potrei follemente pensare di portare Zelda per settare un Trick Room, perché ricordiamo ancora che gli utilizzatori di Trick Room un pochino mi spaccano abbastanza. Avrei bisogno anche di uno spettro per un altro cambio sicuro nel caso in cui... Allora, per affrontare il vento in coda, o hai tutti tanconi o hai qualcosa che lo evita, e abbiamo Jojo Ernesto. Ma per evitare il Trick Room devi tra virgolette shottare l'utilizzatore di Trick Room o avere un Pokémon che abbia Trick Room e in prison. Problema è che Zelda, ho notato, per quanto io la adori, muore sempre a sto primo turno. Vorrei tanto portarti Zelda, però a meno che non dia lei la Focus Sash, ma Jojo ha bisogno di quella Focus Sash, ne ha proprio bisogno tanto. Pensiamo alle debolezze: ghiaccio, veleno e acciaio. In realtà tutto mi dice che Charizard è un ottimo cambio per Vicaramelia in generale. Il problema di Charizard che io ho testato sono le mosse con bassa precisione e quindi i lisci sono all'ordine del giorno. Duraludon sarebbe ottimo, ma questo è quello con la Gigamax, quindi non si può portare il Ranked. Beh, penso comunque di potermi portare una Lady Maria per un cambio sicuro su Ernesto. Vicaramelia è un altro cambio sicuro per Ernesto. Ok, non ho Pokémon veloci qui.
non ce l'ho. Voglio forse rimettere il mio Gengar come cambio sicuro per Vicar Amelia? Qui Charizard è un cambio sicuro per molte cose. Ernesto arriva all'attacco lotta, cambio in Charizard. Cioè, Jojo. Ernesto arriva all'attacco ghiaccio, cambio in Lady Maria, ok. A Vicar Amelia arriva l'attacco acciaio, cambio in Chicchetto. Veleno, cambio in Vivi. In realtà, è davvero buono qui. La verità è che non ho molta sinergia nella squadra. Non ho nessuno che setti cose. Cioè, è aggressiva questa squadra. Cioè, aggressiva per modo di dire. È un po' lenta comunque sia. Però dovrebbe far male comunque. Ma proviamo. Io non ho nulla da perdere. Ormai del mio rank non me ne frega assolutamente niente. Anche perché dopo le 3 sconfitte di fila dell'ultimo video, perché dovrei dar peso al rank o al ratio vittorie sconfitte? Per quanto sia utile testare i team su Pokémon Showdown, in realtà non è adatto ai veri meta utilizzati nel gioco, perché su Pokémon Showdown ci sono molti che appunto testano come me. Vediamo cosa porta questo coreano-cinese. Un team molto lento. Parte Arcanine e Gyarados, però anche Gyarados potrebbe essere molto molto bulky. Mi preoccupa quel Gastrodon, non ci ho pensato ai Gastrodon che girano. I Gastrodon che girano sono molto dangerous perché io non ho attacchi contro di loro, non ho un attacco erba. No, in realtà c'è la Charizard, c'è un bellissimo solaraggio ora che ci penso. Charizard quindi va portato, magari nelle retrovie, ma va portato. Morpeko inizierà perché deve contrastare i Light Screen e il Reflect. Di Grimmsnarl non vedo folletti, ma Arcanine può avere carineria, quindi Como very dangerous da portare all'inizio. Tra l'altro abbiamo visto un Arcanine che portava la bacca che riduceva l'attacco terra. Quindi Glaceon, io potrei provare con Glaceon subito a palle secche. Charizard, Gengar molto utile qui, ma I don't know. Porto Sylveon, perché non lo so, ho deciso così. Sylveon all'attacco d'erba, ecco perché porto Sylveon. Cioè, ho reagito distinto, ma in realtà, tutto ragionato. Prevedo un Arcanine all'inizio. Con Intimidate. Abbassa sicuramente l'attacco Morpeko, ma non ce ne frega, per ora. Quell'Arcanine può tranquillamente dinamaxarsi subito, e sarebbe un gran problema se così fosse. Io per estrema sicurezza faccio un fake out a Grimmsnarl. Mudslap toglie molto poco, però abbassa la precisione, no? E non voglio dinamaxare subito Glaceon, anche se lui potrebbe, se lui lo fa it's a big problem. It is a very big problem. Vediamo se lo fa, secondo me lo fa, dinamaxa Arcanine e mi spacca. No, non lo dire, Max, a fake out su di lui, perché proprio non me ne frega, ha flinciato. Snarl vuole abbassare l'attacco speciale. Attenzione, molto particolare questo Arcanine. È un Arcanine che non è pensato per far danno. Ok, non ha la bacca, abbiamo visto che non ha la bacca. Vi ho abbassato anche la precisione. Abbiamo visto che non ha la bacca, di conseguenza penso di potergli fare un parting shot per abbassargli subito l'attacco con Glaceon. Glaceon è l'unica che ha un attacco super efficace contro Arcanine. E devo da una parte sperare che faccia l'attacco fuoco. Devo sperare che faccia l'attacco fuoco piuttosto che continuare con quello Snarl, perché quello Snarl in realtà mi mette in una pessima posizione. Allora, Morpeko, parting shot su Arcanine, abbassagli l'attacco a questo scemo. Perfetto. Torna Misu. Io penso che la cosa intelligente da fare qui è buttare un Sylveon. Burn up, eccolo lì. Glaceon schiva l'attacco grazie alla Mudslap che gli ha abbassato ancora di più la precisione e te la riabbassa ancora, maledetto Arcanine. Vedi un po', vuoi riprovare? Un bel Hyper Voice con Sylveon. E con Glaceon penso che rilancio Morpeko. Morpeko però ha subito un po' di danno. Da cosa ha subito quel danno Morpeko? Perché Morpeko ha subito del danno? Quando è successo? Perché lo ricordo. Ha ritirato Arcanine, eccolo lì. Lo immaginavo. Quindi da paura. Da paura. Lui ha Heavy Slam, sicuramente. Avendo Heavy Slam, mi farà di sicuro molto male. Hyper Voice, bebè!
Come stavo dicendo, quel Heavy Slam mi farà molto male, però io ho la bacca. Posso proteggermi, perché probabilmente saprà arrivare il Thunder Wave di Grimmsnarl, al che io sparerei un Brick Break su Grimmsnarl, così da rompere intanto il Ice Screen e guadagnare un turno con il Protect di Sylveon. Eccolo lì il Dynamax. Qualcosa me lo diceva. Però Sylveon non soltanto ha Protect ma anche la bacca contro l'attacco acciaio. Inoltre, questo è uno dei Pokémon più lenti in assoluto di Pokémon, quindi anche Sylveon potrebbe attaccare prima di lui. E così, tra l'altro, mi guadagno un bel turnino. Sylveon si protegge. Bebè! Swagger? No, non me lo fai, Swagger. Brick Break! Bam! Rotti gli schermi, frega un cavolo. Max Steel Spike, eccolo lì. No! Bacchetta! Gnom gnom gnom. Very good, very delicious. E Sylveon incassa il colpo da vera tank che è. Eppure un critico, maledetto. Allora, ragioniamo qua. Perché qui potrei cambiare in Charizard e incassare tranquillamente l'altro attacco acciaio. E, tra virgolette, guadagnare tempo. O mi posso dinamaxare e fare un bel attacco erba. E fare un altro bel brick break. Un attacco erba che magari non si aspetta lui. Io lo farei. Sì, vado su questa scelta. Penso che sia la più saggia, ma in realtà non ne sono neanche così sicuro. Per sicurezza estrema faccio un altro brick break con Jojo su Grimmsnarl. Perché non sia mai che butta su di nuovo gli schermi. Secondo me li butta su gli schermi. Se butta sugli schermi, that's a big problem. E quindi io non voglio che gli schermi stiano su, se no l'attacco di Sylveon farebbe poco male. Invece deve fare un male caro. Un male male doloroso. Che dolce il Sylveon. La mia cara il Vicar Amelia. Swagger? Ci riesce? Ah, aumenta l'attacco del suo maledetto bastardo. Ecco che lo voleva fare. Non può essere confuso. Brick Break. Ecco cosa volevo fare, voleva maxare l'attacco di quello. E lui incasserà alla grande questo colpo, secondo me. Lo incassa troppo alla grande. Questa cosa mi fa paura adesso, perché il suo attacco è molto alto. Il suo attacco è molto molto alto, molto pericoloso. Farà male. Non so se me l'ha sciotta, ma può darsi di sì. Sì. That is a big problem. Poi questa strategia non è la prima volta che l'incontro, non so perché non ci ho pensato. Oppure settato l'erba per i bastardi, per tutti, anche per lui che c'ha una difesa assurda. Ok, Charizard adesso è inutile, inutile. L'unica cosa che posso fare è sperare che la grandine faccia molto male, cioè la grandine, il Blizzard, faccia molto male. Ma non credo, quello è un Assault Vest sicuramente, perché ha incassato troppo bene il colpo di Sylveon. Cerco di abbassargli l'attacco con Morpeko, quel parting shot, ma sempre che se lui fa un altro Swagger... Eccolo lì, è dopato al massimo. E sono altre strategie per cui non devo lasciar vivo Grimmsnarl. Entra in campo Charizard in modo molto inutile. Blizzard. Chi è qualcuno? Ovviamente manchi il bersaglio. Proprio quello che non dovevi mancare lo manchi. Bravo, mi piace. Eccolo qua, questa la prendiamo in bocca proprio, muori 100%. La sua difesa aumenta ancora. Questo maledetto Swagger. Questo Swagger. Che sarebbe bullo in italiano. Torna finalmente nano il bastardo, ma ormai è dopato come un animale, figurati. L'unica cosa che posso sperare è che Charizard gli faccia abbastanza male, ma non credo se neanche un attacco super efficace da Sylveon. È servito a niente.
Ok, fa abbastanza male. Gli fa abbastanza male. È vero che adesso Snarl non farà che abbassare il mio attacco speciale. Però Charizard, non puoi mancare il prossimo uragano. Non lo puoi mancare. Ti prego, ti scongiuro. Quel bastardo di Arcanine è uno che punta non a far danno, come abbiamo visto, anche se farebbe male uguale. Un Aura Wheel sul bastardo e anche un altro Hurricane, però non lo mancare Charizard, io ti prego, ti scongiuro, non me lo lisciare, non me lo lisciare! Non lo liscia! È ancora vivo, ma l'Aura Wheel di Morpeko dovrebbe essere sufficiente. Dovrebbe essere sufficiente! E lo è! Se lo porta a casa. È un critico, ma sono sicuro che sarebbe stato sufficiente a prescindere. Manca qualcuno, vero? Snarl abbasserà il mio attacco speciale. Me lo porterà a terra, quello di Charizard. That's a big problem. A big, big problem. Al che mi chiedo, è una Assault Vest chi era? Secondo me era il cavallo, per forza. Non può aver incassato così bene quegli altri attacchi. Chi c'è lì dietro, eh? Oh, fucking Gyarados. Fucking Gyarados si becca un'aura Wheel in faccia. Fucking Gyarados. Ti prego, distruggilo, Morpeko. Ti prego, portatelo a casa. Perché Gyarados è un Moxie, non ha neanche Intimidate. Quindi non me la basta l'attacco di Morpeko. Aura Wheel. Bish! Papam! A casa, Gyarados. Tu sei stato inutile. Papam! Quindi rimaniamo in piedi contro questo Arcanine. Liscia, ovviamente. Charizard, grazie! Snarl però fa poco male. Morpeko potrebbe tranquillamente portarselo a casa piano piano, quell'Arcanine che si sta recuperando piano piano, sicuramente magari ha una bacca, chi lo sa. Facciamogli un Aura Wheel e vediamo quanto danno riusciamo a fargli. Un altro Hurricane che sicuramente liscerà Charizard. Per fortuna non l'ha lisciati quando servivano. Vediamo quanto fa male. Speravo un po' di più. Non dico da shottarlo con due colpi, ma speravo un po' di più. Riesco a fare comunque decente male. E lo confonde. Lo confonde molto bene. Ti prego, colpisciti da solo e fatti male. Yes, baby. Fa male, fa male. Siete colpiti da soli. Fa male la vita. La vita fa male. Un Aura Wheel in faccia Arcanine. E un altro Arcane che sicuramente liscerà e mi farà, non dico perdere lo scontro, dai, non è. È possibile perdere ancora? Punto di domanda. Ha sicuramente una bacchetta. No, se lo porta a casa. Morpeko! Jojo! È Jojo. Vince Miso con questo team arraffato così, a caso. Charizard per fortuna non delude nonostante i suoi lisci. Siamo riusciti a liberarci del bastardo cavallo dopato. Quello era very dangerous. Very dangerous. Continue battling. Siccome ci ho messo molto a costruire il team e a ragionare e a chiacchierare, penso che farò soltanto un altro combattimento. Lo so che vi ho abituato a tre combattimenti a botta, ma la verità è che a breve devo partire per Roma e devo anche editare questo video. Oh, oh cielo! Questo si chiama Kill. Kill, cosa porti? Gastrodon, ok. Tirane, un team terra, cioè sicuramente vuole quel... quello è un Sandrush. Un maledetto Sandrush. Come lo fermiamo noi il Sandrush? Con Morpeko. Morpeko. E Como? Penso che provo Como, signori. Morpeko e Como. Morpeko. Quello Scrafty lì pure mi mette un po' di paura, ma... neanche così tanto, neanche così tanto. Fanno tutti molto male al mio caro Glaceon. Non so se me lo porto questa volta. Penso che mi porto Gengar contro quel pericoloso Sylveon. E me lo butto anch'io un Sylveon, va? Me ce lo butto pure io un Sylveon, va? Di Caramelia, va? Siamo a Chichester Stadium. Mizu contro Kill, che l'ha scritto con la minuscola. Io non capisco perché tante persone non mettono questa maiuscola se è un nome. È un nome proprio di allenatore. Ci va la maiuscola, giusto? Excadrill e Tyranitar. Ovvio. Un fantastico Excadrill e Tyranitar, bebe. Al che, se non si dinamaxa il bastardo di Excadrill, io lo fermo. Devo dinamaxarmi per forza. Per forza, per forza, per forza. Con Como? Perché voglio cambiare il tempo. Voglio assolutamente cambiarlo. Quindi Max Flare su Excadrill. Non voglio che rimanga questa tempesta di sabbia. Devo cambiarla subito. Bene, se vado prima io, teoricamente lui non si è dinamaxato, giusto? O potrebbe ancora dinamaxarsi. C'ho un po' d'ansia. Io voglio soltanto che non si dinamaxi. Non si deve dinamaxare. Vai, Como. Vai.
Non ce l'hanno gli attacchi folletto, vero? Non ce l'ha una carineria Tiranitar che me la spacca in faccia. Fake out, fammi fake out. Bene, lui non si muove. Focus Sash, rotto. Quindi Excadrill se ne va a casa subito. Non si può muovere, mi dispiace. Beccati sto Max Flare, va? A casa Excadrill. A casa! Pronto? Pronto? Sì, Excadrill, puoi tornare a casa, grazie. E questa è la chiamata che ho appena sentito. E cambio anche il tempo, quindi da paura. Da paura. Rock Slide su entrambi, combo. Evita l'attacco. Ok, non è totalmente investito in attacco quel Tiranitar. Perché di solito un Tiranitar con frena, ho visto che a combo lo shotta. Almeno me lo fa rimanere con uno grazie al Focus Sash. Ok, ok. Lì c'è una Sylveon. Una Sylveon, una Sylveon. Cosa le facciamo a questa Sylveon? Intanto il Brick Break a Tiranitar perché glielo spariamo in faccia. Io sono più veloce di quella Sylveon. Io lo sparo comunque in Max Steel Spike. La ingrandisce, vero, la Dynamaxa? Se la Dynamaxa lo incassa. Lo incassa, sì. La Dynamaxa quindi per forza lo incassa. Forse avrei dovuto cambiare. Avrei dovuto lanciare la mia di Sylveon. Forse avrei dovuto lanciare la mia Sylveon. Arr! Perché sto facendo questa faccia da pirata? Buh! Sì, lo so, è bella Sylveon Dynamaxata. Vediamo intanto se tu ti prendi un Brick Break in faccia. Fammi questo bel... Si protegge! Maledetto lurido. Ping! Così adesso lui sa che io ho Brick Break, però. Lui lo sa. Lui lo sa. Ok, faccio decentemente male. Però tanto un attacco folletto non lo incassa il mio combo, muore. 100% muore. Però ho Gengar, Ho Gengar, vabbè. Ho Gengar. Vero che ho Gengar. Ho Gengar, ma la domanda è, voglio lanciarlo subito Gengar? Perché Gengar ha ancora Sludge Wave, perché io sono uno scemo. E Morpeko non ha protezione. Gengar me lo devo tenere per ultimo. Lancio Sylveon. Go Sylveon, go Sylveon, go Sylveon, go Sylveon. Adesso. Molto probabilmente lì sì mi arriva l'attacco folletto in faccia. Quindi io adesso potrei fare il parting shot, Sylveon, abbassare il suo attacco speciale, un Hyper Voice, che farà male anche a Tiranitar comunque sia, relativamente. Però Tiranitar c'ha l'attacco acciaio. Parting shot su Sylveon. Morpeko dice no no no, io me ne vado. Perché potrebbe incassare un attacco o lotta o folletto. Gengar, caro Gengar. Rock Slide, non so quanto sia veloce quel Tiranitar. Sylveon ha flinciato! Sylveon ha flinciato. Porca zozza, Sylveon ha flinciato. Porca zozza, Sylveon ha flinciato. That's not good, that's not good. Proteggiti, Sylveon. Devo fare questo attacco con Gengar. Gengar utilizza Sludge Wave. Colpisce tutte e due. Pam! Sylveon, le faccio un bel male, un bel male. Rock Slide uccide il mio Gengar. Max Flare. Ok, ok, fa male, ma neanche così tanto, dai. Adesso Morpeko. Morpeko fa un bel fake out a Tiranitar. Frega un cazzo proprio. Anzi, no, lo fa Sylveon, mi sa. Mi sa che lo fa... No, no, lo fa Tiranitar o lo fa Sylveon? Punto di domanda. A chi lo fa? Oh mio Dio, questo è un momento difficile. Perché qui Sylveon potrebbero avere la stessa identica velocità. Lui è un Hyper Voice e una frana. La frana potrebbe far flinciare la mia Sylveon e la renderebbe inutile. Quindi io per ora no, ti faccio fake out. Però l'Hyper Voice deve andare per prima. Deve andare per prima, Sylveon. Fake out. Tu non ti muovi, basta fare frane. No, no, no. Non si muove. Hyper Voice, no, parte prima. Maledetto. Maledetto. Pure un critico su Sylveon, alla grande.
Vuol dire che ha investito in velocità. Ha investito un po' in velocità. Vabbè, me li porto tutti e due a casa. Però sempre che Silvio non può incassare il colpo di chiunque arrivi. Non so chi arriverà. Chi arriverà? Dimmi che arriva un tank che non fa danno, ti prego. Scrafty, fuck. Mi proteggo un attimino per verificare cosa può fare Scrafty. Cosa puoi fare, Scrafty? Un fake out? Mi vuoi fare del danno gratis? Questo per scoutare un attimo, anche se ormai penso di morire uguale. Close combat. Ok, non ha fake out, ma non penso comunque sia di incassare il colpo di Scrafty. Non penso proprio che sia fattibile. Hyper Boys, vado prima io? Vado prima io? E vince! Vince! Scrafty very slow, baby. Very slow Pokémon. Cioè, per essere più lento di Silvio ti devi impegnare. Porca zozza, e va a vincere così. Va a vincere così. Bene, se va a vincere così, direi che qui si può chiudere questo magnifico videolo. Signori, vi avverto che a breve, in questi proprio pochissimi giorni, finalmente starà uscendo questa linea. Io ho già diversi pacchetti pronti che porterò ai miei amici youtubers influencers. Quindi, come sempre, trovate il link in descrizione della linea Arena e della pagina dedicata alla Omisu Collection e finalmente arriveranno queste giacche. E nel frattempo, voi che aspettate l'uscita di queste magnifiche giacche sportive e non solo, anche la t-shirt, baby, anche la t-shirt, e anche la t-shirt ha le stesse bande, guarda. Intanto potete, beh, cliccare uno di questi video che appare alla mia destra, se avete ancora bisogno di una piccola dose del vostro caro zio Peo di quartiere, schiacciare il pulsantone iscriviti se non sei iscritto, ma soprattutto un bello schiaffettino alla campanella che non guasta mai, dato che quella è molto importante, ok? Ok? Ok?